Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Pollen Farm, la seconda stagione. Allora, sì, c'è ancora in giro un po' di neve perché alla fine dello scorso episodio non sono più andato avanti. È da parecchio tempo tra l'altro che non registro e tra l'altro avete visto che scorsa settimana non è uscito nessun video. Cioè scorsa settimana, negli scorsi giorni non è uscito nessun video da... per una settimana praticamente. Allora direi di lasciare qua la nostra imballatrice ed ora, vabbè, portiamo via un attimo questo che non ci serve. Dove lo potrei mettere? Vabbè, mettiamolo qua. Però dobbiamo togliere prima l'altro perché è un casino in questa farm. Abbiamo un botto di mezzi e ognuno lo usiamo per delle varie cose. Allora, questo qua al valve dobbiamo aggiungerli, cioè aggiungerli, dobbiamo mettergli le forche, perché poi adesso capirete. Quindi tiriamolo fuori. Ok, lasciamolo qua un attimo acceso, tanto si scalda. Portiamo dentro questo qua. Posso lasciarlo anche qua? Ok, così non è di intralcio. Anzi, spegniamo anche il motore. Sto registrando con il vecchio microfono, ditemi se si sente un po' meglio, perché ultimamente mi state dicendo che si sente malissimo, ma c'è gente che dice di no e gente di sì, quindi non saprei nemmeno io se si sente bene o no. Cioè io sento che non è al massimo la voce, però c'è di peggio, Ora sganciamo qua, aspettate, non qua, ok, così ci piazziamo davanti alle forche che le ho intraviste, eccole qua. Poi dobbiamo, ok, ci servirà anche la benna, già che ci siamo. Come saranno messi gli animali? Ok, gli serve erba. Ok, e cibo energetico, va bene. Sì, dovrei lavorare un po' di più in questa farm, perché sto facendo veramente gran poco. Comunque, a proposito dello scorso sondaggio, intanto apriamo qua. Tac. Lo scorso sondaggio praticamente era quello che riguardava la serie da portare, che pensavo di portare, non alla fine di tutte le serie, ma se riesco alla fine di tutte e due le serie, questa, la Poland e la serie agricola, oppure aspettare la fine di queste, basta. Però adesso è un po' da vedere, devo spostare ancora sto carro. Vabbè, già che ci siamo lo spostiamo. E appunto ha vinto la serie alpina e boh, mi sto già cercando una mappa, ne avevo già trovata una, devo ancora provarla un po' bene. Poi si potrebbe anche utilizzare quella. Comunque prima della fine di stasera dobbiamo comprare i maiali, che qua non passa, va bene, perché in Polonia ce li vedo molto bene. Li vedo bene, ecco, cioè che ci sono anche in Polonia, molto di più rispetto a noi forse. Allora, mi sono già due, mi sa che non ce la fa, quindi prendiamo di una. E appunto sì, una è fina ma è pesante. Comunque, mi aspettavo un sacco di voti in più nella serie italiana, quasi quasi anche meglio così, averne un po' di meno, che la serie italiana ve la porto quando esce il nuovo farming, così che abbiamo un sacco di mod da poter utilizzare. Allora, vediamo un po' cosa gli manca. Ok, nulla. Ok, ci tiriamo un po' su col trattore, perfetto. E aspettiamo un attimo, adesso ci andiamo a prendere, eccolo qua, lo Zetor, cioè l'urso, scusate. Ho comprato questo carro miscelatore, già un po' è di seconda mano, vedete com'è usurato, proprio, cioè più che sporco è proprio usurato, ha fatto la ruggine, e devo dire che non è male, lo trovate comunque su ModHub. E ci dirigiamo un attimo in farm. Sì, questo qui dovevamo usarlo per le lavorazioni pesanti, ma lo stiamo utilizzando un po' per i trasporti e tutto quanto. Comunque ho seminato tutti i campi a parte quello grande dietro la farm, quindi dai, siamo messi abbastanza bene. Ho cercato un po' in giro se esisteva magari una mod che ti permetteva di affittare i campi dai vicini, e da quel che ho provato a vedere non esiste una mod del genere. Sarebbe veramente molto interessante poterla utilizzare, in modo che voi tipo pagate. È un po' simile al gioco originale, che voi potete lavorare per gli agricoltori degli altri campi. Però sarebbe l'ideale, tipo noleggio mezzi, ecco, vi noleggiate un campo e
poi secondo me il fatto di noleggiarlo e a darvi il tempo iniziale è un po' un problema, perché mettete che vi seminate qualcosa, dovete avere tipo un annetto, una roba simile di tempo, un anno o due, perché altrimenti è un po' un problema. Ok, fermatevi sempre gli stop, eh. Mi raccomando, noi qua andiamo perché ho bloccato il traffico, adesso me ne sono reso conto. E nulla. Allora, la falciatura, ecco, devo ancora farla. Comunque questa serie ormai è quasi al termine. Mi dispiace non aver fatto un trinciato, ma credo nemmeno di farlo, perché alla fine, boh, non, essendo in single player sta anche male, quindi ci sta anche una serie così, senza trinciato. Però prossima volta dobbiamo prenderci i maiali, perché altrimenti non può terminare così. Allora, tiriamo su un attimo qua il portellone, perfetto. Ci giriamo. Facciamo un po' di reazione vista, dai. Ah, è caduto il pallone, va bene. Strano, ma vero. Ok, lasciamolo lì. Saliamo a bordo del nostro piccolo Valmet. Valmet che non me l'aspettavo di utilizzare così tanto. Mi sono trovato un sacco bene. È l'Ursus lì. Boh, devo vedere cosa farne con quello piccolino, perché alla fine lo stiamo utilizzando un gran poco. Ok, parte in automatico, bella come cosa. Ed ora devo togliere il carrellone, altrimenti non ce la facciamo andare a prendere i palloni. Lo piazziamo così, se non gli andasse addosso sarebbe meglio. Se il pallone si staccasse sarebbe un sacco meglio. Mi sa che si monta, no dai, non c'è neanche il contatto. Il pallone lo lasciamo lì, inforchiamo la stalla e la buttiamo nel carro miscelatore. No dai, prendiamo un pallone qua se riesco. Ok, ce l'ho fatta. Se gli do un colpo indietro, guardate, non è andata a buon fine, cioè poteva andare molto peggio, però vabbè. Questo è anche andato. Voglio un attimo capire quanto porta. Gli abbiamo dato, sì, praticamente poco non l'ho dato. Arriviamo al 60, vediamo come la percentuale. Vabbè, sapete, gli do un po' di insilato, intanto sì, non è che gli serve tantissimo di reazione mista. In teoria ce l'hanno già. Sapete cosa faccio? Ok, passiamo. Facciamo con le forche, già che ci sono. Senza starli a cioè, per non sprecare la razione, vengo qua. Dov'è che si compra? Qua. Compro un'altra, anzi due, facciamo. No, non possiamo. Quanto cavoli ci costano? 5.000 euro. Porca vacca, cioè, praticamente abbiamo finito i soldi per una vacca. Sì, non è che ne avessimo tantissimi, però ci potevamo andare avanti un paio di giorni ancora, eh. Lì ce l'abbiamo ancora la lama per la neve che potremmo utilizzare per la trincea. Adesso ci prendiamo la penna. Adesso vorrei un attimo vedere quanto porta, mi pare sugli 800. Sì, è veramente poco, però dai, è abbastanza utile, dai. Il suo lavoro lo fa, quindi. No, forse anche di più. 1000, dai, 1100. Più del previsto. Anzi, quasi 1200. Ecco, questo campo qui l'ho fatto. Il campo che dicevo prima è il 21, che devo ancora trebbiare, seminare. Vedrò poi cosa fare. Allora, carichiamo in modo che non buttiamo via nulla. Ok, bello il fatto che ruota tutto, però così a caso va. Cioè, non è proprio a caso perché deve miscelare. E i due trattorini, le ruote sono andate. Vabbè. Però dai, l'importante è che funzioni bene. Per quanto riguarda i salvataggi delle partite, magari questa sera non ve lo lascio nemmeno, perché alla fine non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Però c'è gente che me lo continua a chiedere sotto ad ogni episodio, non scrivetemelo più e soprattutto non, cioè lo lascio alla fine della serie, soprattutto alla fine della serie agricola, li lascio di solito.
Poi altra cosa, se riesco, ecco, in questo periodo, come potete ben vedere, ho portato pochi video perché non ho avuto tantissimo tempo, poi sono preso per altre cose e nulla, sono stato anche in vacanza, quindi il ritorno a far video è stata una cosa strana, quindi tipo ci ho messo un po' per metabolizzare, dire ah, ma posso fare ancora video? No, non è stata una cosa simile, ma all'incirca sì. Allora, vediamo un po' se ci passa il trattore, perché è un po' grande. Ah, tra l'altro, un'altra cosa, mi avete chiesto quando porto i film video, ho scoperto che un ragazzo, così a caso, cioè lo dico, ma alla fine non è che mi cambia tantissimo, è problemi suoi. Praticamente, scarichiamo. Ok, guarda la percentuale, ecco, aumenta sopra e sotto. Mi avete chiesto, cioè un ragazzo mi ha chiesto di portare altri film video, ho detto vabbè, ok, ho provato a guardare il canale e mi ritrovo il mio film video ricaricato, cioè non per essere cattivo, però ci ho messo un sacco di tempo per farlo e diciamo che non è una cosa carina da fare, ricaricare video di altri su YouTube. E poi attualmente, adesso non so bene perché ho seguito poco le dinamiche di YouTube, però verranno tipo prese delle conseguenze per chi ricarica video su YouTube di altri, e come cosa è anche giusta, cioè ad esempio le reaction a dei video non hanno senso, cioè sì, ok, ci può stare, però il video non è tuo, è come se rubi il lavoro ad altri, ecco, in poche parole, quindi boh, non saprei. E film video io penso di farne ancora, ma ultimamente non mi va, ecco, potete anche capire il fatto che tipo io per il film video, quello lì qua matura, ho impiegato soltanto per la registrazione un'ora o due per prepararmi, cioè anche tre ore per la preparazione dei campi, tutto quanto, mandare avanti, comprarmi i mezzi per registrazione, ecco, diciamo. E non ne prende più? No, vabbè, registrazione e preparazione fate un 3 ore, per il montaggio altre 2 ore più praticamente, e poi vabbè, rendering e quant'altro ci mette in tutto, forse ci ha messo un'oretta o neanche per il caricamento e tutto quanto, rendering, quindi cioè potete capire che mi va tipo tutta una giornata per fare una cosa simile, poi me lo ritrovo su un altro canale e non è carina come cosa. Va bene, allora questo lo lasciamo qua, adesso, già che ci siamo, sì, lo potrei riutilizzare per scaricare ancora altra razione, ma ora, no, ora come ora non mi serve, quindi lo porterei nell'altro capanno qua di fianco, e già che ci siamo, sapete cosa faccio? Mi compro i maiali, non... aspettate... ditemi che si apre questo capanno, così che buttiamo dentro un po' di roba, sì, c'è capanno, questo garage, diciamo. Allora, gli piazziamo dentro questo, c'è questo, il carro miscelatore, il caricante mi sa che non ci sta. Quindi nada, vabbè, allora mettiamo lui dove è un po' più grande, perché dall'altra parte va dentro di me, cioè ci sono le scale, c'è il compressore, i bancali, ci passa, cioè non ci arriva, ok, ho capito, no, non ci passa proprio, non ci passa proprio, va bene, allora lo lasceremo qua. Comunque ci compriamo già i maiali, dai, sennò non riusciamo più a prenderli. Attacco anche questo, così poi lo sposto, lo porto a qualche altra parte. Comunque sono felice di quanto avete seguito questa serie, mi aspettavo un pubblico molto minore, perché ultimamente è molto meno seguito anche il mio canale, però vabbè, fa nulla, cioè capita, e cioè può essere molto probabilmente per il mio audio e magari per la qualità video, però boh, qualità video penso di esserci più o meno, però molto di più per l'audio. Allora, ci compriamo i maiali, vabbè, facciamo una cosa un po' non legale, però facciamo così, e ce ne compriamo quanti? Una ventina. Ah, aspettate, qui se non mi sbaglio non posso prenderne più di 40, ok, sì, ho visto una presentazione
che era di killer probabilmente, che diceva di non prenderne di più, se no succedono un botto di casini. 140.000 euro non sono pochi. Adesso crasherà il gioco perché ne ho presi 40. Vedrete?